Ciao a tutte ragazze, oggi è il 1° gennaio, sono quasi le 8 di sera, scusate la luce molto cupa, ma quello che passa il convento è quest'oggi, luce zero, e vi faccio vedere i miei regali di più che altro di compleanno che ho ricevuto il 19 di dicembre. Per Natale cose particolari non ne ho ricevute perché ci siamo regalati cose alimentari e soldi e quindi più che altro ho delle poche cosine qua da farvi vedere, sono regali di compleanno. Il mio compleanno è stato il 19 di dicembre. Allora, mi manca un regalo perché mi ha chiamato un'amica avvisandomi che questi giorni passerà a portarmelo. Comunque vi faccio vedere le cosine che ho. Allora, da mia sorella ho ricevuto questo, chiamiamolo giubbino, giubbino giacchetta che si impelò. È una pellicciotta, finta pelliccia naturalmente nera, corta, arriva circa al fianco e si chiude con i bottoncini, non a pressione, ma sapete quei bottoncini che vanno fissati in modo che non si vedano. L'ho già messo il giorno di Santo Stefano, e è morbida e anche molto calda, non credevo, è bella calducciosa. E niente, mi è piaciuto e lo metto con piacere quando non fa freddo freddo perché io sono molto freddolosa. È carino anche da tenere come copribabito, magari per Capodanno uno si mette, non siamo andati da nessuna parte noi ieri sera, però in caso che uno esca, vada al ristorante, questo qua è carino anche da tenere sopra se un attimo ti viene freddo, non sembra un po' più vero proprio giubbino, ma più un giacchettino, ecco. Poi nel pacco c'era anche quest'altro pacchettino della Guess con all'interno di questa scatolina sempre di Guess c'era questa bustina per riporlo, poi il certificato qua sotto, vabbè, di garanzia, e la scatolina con scritto Guess si apre così e all'interno c'era questo braccialetto, aspettate che ve lo faccio vedere per bene, nero di pelle. Con il logo della Guess si possono fare due giri. Aspettate che lo indosso così ve lo faccio vedere, anche se con questo abbigliamento non è proprio il massimo. L'ho messo il giorno di Natale, poi vi dico vestita come, ed è molto carino, vedete? Così, la scritta in realtà è così, comunque ve lo faccio vedere così. L'ho indossato il giorno di Natale con una longhetta di pelle nera, le calze velatissime con dei micro pois che avevo preso da Lidl, anche la gonna era di Lidl, molto bella la gonna di pelle longhetta che vendevano. L'ho vista anche nei cestoni degli sconti ulteriori al 30, ma c'era solo una L, se no un'altra, se c'era un S l'avrei presa, vi dico la verità, da tenere di scorta in caso che mi si rovini quella, e sopra avevo messo un maglioncino rosso che avevo fatto vedere tanto tempo fa da Motivi con dei filamenti lamè o d'oro con lo scollo un po' tondo. Il maglioncino l'avevo messo all'interno della gonna e diciamo il braccialettino così di pelle richiamava la gonna, era carino, era adatto al look, che il maglioncino era sfiancato, attillato, aveva un look un po' the sexy girl. Poi altro regalino, allora qui c'è parziale perché ho già messo parzialmente in uso, già prestato, fatto, qua c'è una storia lunga dietro. La mia amica mi ha regalato quest'acqua micellare antiossidante e idratante con il 98% di ingredienti di origine naturale della Biolis Natur Green Selection Bio Oil Complex. Una formula verde rispettosa sia dell'ambiente che della pelle, non ha parabeni, siliconi, oli minerali, no petrolati, no paraffina. Potrei andare avanti e dire no 750 miliardi di volte perché c'è tutto l'elenco qua. L'INCI non è male, anche se all'interno comunque dei PEG ci sono, delle altre cosine non proprio nei miei standard, ecco. 400 ml di prodotto per un paio di 6 mesi dall'apertura. Io e i prodotti Biolis non andiamo molto molto d'accordo, però la proverò volentieri per stuccare le labbra, stuccare Angelica quando fa dei paciughini con i suoi trucchi. Nella confezione c'era anche il detergente schiumoso di lavaviso, che sapete che io non utilizzo, e la crema viso giorno idratante. Grazie comunque di questo pensierino.
un'altra amica, barra parenti anche, un mix, vi faccio vedere tutti insieme questi prodotti, anche se li ho ricevuti da due persone diverse, perché sono tutti all'interno di, li ho messi tutti all'interno di questa sporta, perché sono tutti dello stesso brand, ovvero Yves Rocher. Io non ho mai provato niente di niente della Yves Rocher e non acquisto da Yves Rocher per una questione di principio, per una cosa che è successa tempo fa, di cui non vi posso ancora parlare, perché la questione deve ancora definirsi e risolversi, poi vi spiegherò. E quindi per una questione di principio non acquisto, però mi è stato regalato, li proverò con piacere. Allora c'è questo qui, poi fatemi sapere se qualcuno di voi lo utilizza. Ha un odore veramente paradisiaco, è un bagno doccia energizzante, direi, che può essere usato come bagno schiuma, anche come doccia schiuma, con la menta piperita e la mora, se capisco bene. E lo proverò. Sono quanti sono? 400 ml di prodotto. Questo qui dico, sento parlare tutti benissimo dei prodotti della Yves Rocher, quindi proviamolo. Poi nella stessa confezione c'era anche questa, che è la crema corpo, direi abbinata, perché anche qui ha gli stessi ingredienti. Non l'ho ancora usata. Sono 390 ml di prodotto. Questa qui. Carino il dispenser così push push. Vediamo un attimo se mi piacerà la profumazione, anche se io non utilizzo creme per il corpo che non sono bio certificate, si direbbe che questi regali siano arrivati da persone che non mi seguono molto, anzi non mi seguono proprio su YouTube, perché sanno che io non utilizzo, non utilizzo prodotti. Io utilizzo prodotto solo con certificazione naturale, più per su, ma comunque non è un problema. E poi il doccia schiuma rilassante con i fiori di lotto selvaggio, una cosa del genere, 200 ml di prodotto. Questo è un pacco più piccolino, utile anche nel caso che, ecco, questo mi piace già di meno come profumazione. L'altra è più dolciastra, ma con una punta di agrumato, questa è proprio più dolce. Sì. Comunque piacevole, assomiglia leggermente al profumo, al mio profumo acqua di giù. C'è una punta che me lo ricorda, non so cosa sia, boh, forse qualche pianta, qualche fiore. Ed è questo qui. Poi ho ricevuto, sempre di Yves Rocher, un altro bagno doccia sensuale alla vaniglia Barbour. Mio marito non sopporta tanto l'odore della vaniglia. Non gli piace, è molto buono. Sembra di mangiare, di essere entrati in una pasticceria, anche se a me i profumi così dolci, stucchevoli un po' va bene, ma comunque sono io che sono molto paturnata. E in abbinamento anche qui c'è la crema a corpo. Quindi ho ricevuto praticamente lo stesso regalo, per fortuna in odori, in profumazioni diverse, ad in più c'era anche la doccia schiuma piccolino. E questo è l'atter. Anche questo, boh, vediamo come mi trovo, li provo, poi eventualmente li scambierò con qualche amica se non fanno il caso mio, insomma. Poi, invece è arrivato, vabbè, poi ho ricevuto da mia suocera i soldi, da mia mamma i soldi, che mia mamma mi voleva fare un regalo, ma gli ho detto io di darmi la bustina, perché vanno a rimpinguare il fondo sopracciglia, perché quest'anno, io sapete, ho intenzione di fare il tatuaggio alle sopracciglia. Oggi me le vedete un po' disegnate. Ma io sono quasi completamente assente dalle sopracciglia, le sopracciglia belle grossissime, le sono spinzettate come se non ci fosse un domani, e adesso quello che passa il convento sono delle sopracciglia sfigate che dovrò andare a tatuare. E voglio andare da Beatrice Cava a Bologna. Se non avete mai sentito parlare, andate a vedere su Instagram, perché fa delle sopracciglia spettacolari, effetto pelo per pelo, bellissime, naturali, proprio 3D quasi. Ne ho viste tante altre che non mi piacciono assolutamente online, anche che fanno questa tecnica. Lei è veramente il top dei top dei top. Quando l'ho vista e poi ho visto che era di Bologna, ho detto no, vabbè, cioè devo andare da lei. Quindi la sto contattando in questi giorni, anche se non mi dispiacerebbe, se devo essere sincera, vincere il suo giveaway, che, a cui ho partecipato, e ci sarà l'estrazione il 6, dove il primo estratto vincerà il tatuaggio delle sopracciglia gratuito, il secondo avrà uno sconto del 40, il terzo del 30. Incrociamo
c'hai, incrocio anche le gambe, incrocio le dita sotto il pigiama, come solito. So, oggi avevo i pantaloni, i jeans, mi sono venuta a mettere comoda, però un maglioncino un po' particolare, che in questo colore sembra un colore proprio non nella mia palette, però mi piace mettere le cose un po' decoratine così quando siamo sotto le feste. Quindi soldi che ho messo nel fondo sopracciglia e cose da mangiare, perché sotto Natale ci siamo anche ricordati delle cose da regalati delle cose da mangiare. E poi l'ultimo, ma non per importanza, che vi voglio fare vedere è un regalo che ho ricevuto da Rossella di Logico Bio, canale Logico Bio, vero amore su Instagram, che lei invece mi conosce veramente bene e mi ha regalato questa confezione. Adesso l'ho già aperta. La bottega di Giobbio Cosmesi. Allora, voi non potete capire che cos'è questo fiocco, cioè la carta è strabella, infatti ho intenzione di tenerla. Guardate, è rossa in raso, ma poi con i pois oro. Adesso non rende perché ci sono delle luci atroci stasera, ma è veramente, veramente bella questo nastro. È arrivata, io non me lo aspettavo minimamente questo regalo, che è un regalo di Natale, anche perché noi non è che ci facciamo regali, nel senso ogni tanto ci mandiamo dei pensierini, anche io ne ho mandato uno prima di Natale, non so se lei l'abbia fatto vedere in un video, non lo so, perché non sono ancora in pari in 100% con i suoi video, non so, le avevo regalato, ve lo dico se vi interessa, degli sorbetti lavabili, so che è un regalo un po' ingrato, però so che lei li voleva provare, anzi è stata contagiata da me che li uso, e va, prima o poi li comprerò, allora dato che non li avevo ancora comprati, gliel'ho presi io, regalati io, e forse lo sapete già se l'ha fatto vedere da qualche parte, ma anche se in realtà non era né un regalo di compleanno, lei li comprerà a gennaio, e neppure un regalo di Natale. La bottega di Giobbio Cosmesi, praticamente voi aprite e all'interno c'è un pack che tanto quando aprite vi arriva questo profumo veramente spettacolare. Qui addirittura c'è una riproduzione di un quadro di Valeria Falla, molto bello, con delle ali. E qua sotto c'è la confezione, c'è questa cartina chiusa con il loro adesivo della loro bottega. Si apre così e all'interno, non ho ancora tirato fuori nulla, c'è praticamente una confezione, vediamo se ve la riesco a far vedere senza fare cadere tutto, ma sarebbe troppo bello, così, dove all'interno c'è una candela. E allora, innanzitutto c'è, oltre a questa pagliuzza, ci sono delle roselline e delle, insomma, delle cosine secche, tipo i frullini secchi, ma anche in tessuto o in carta, che vanno ad arricchire la confezione. Poi c'è questa che l'ho aperto, che è una poesia, che la tengo per me, non ve la sto a leggere. C'è il bigliettino di auguri di Natale e compleanno, perché lei mi ha voluto fare il regalo sia di compleanno che di Natale, così io non sono mai in pari con te, Rossella. Infatti, io gli ho fatto un pensierino che per me era di Natale, ma era un pensierino generico. Comunque, ci metteremo in pari con il regalo di compleanno che Rossella compie gli anni questo mese. Ormai è gennaio, posso dire questo mese. E ne ho voluto comprare da questo pacco mi è arrivato direttamente dal brand che ha spedito, la Bottega Bio. La bottega di Joe, scusate, vi faccio vedere che cosa c'era all'interno. Comunque, vi consiglio di dare un'occhiata, cosa che farò anch'io sul loro sito, sul loro shop e anche magari su Instagram, perché credo, sì, anche senza credo, sono su Instagram, non ho avuto ancora tempo di curiosare, ma stasera o domani voglio dare un'occhiata anche io su cosa c'è su questo sito. Comunque il coro nell'imballo è veramente eccezionale. Ho preso, cioè ho preso, c'era dentro questa crema Magnolia extravergine di oliva, rosa e karité, questa qui della Saponaria, ha un odore buonissimo, poi molto bello il pack, non ho mai avuto una crema Magnolia in un pack del genere, così di latta, l'odore è molto buono, non da rosa cimiteriale, come dice Rossella, buono, in crema, anche una texture bella ricca, vi farò sapere. Poi ho preso anche, cioè c'era anche all'interno questa candela, è una candela vegetale alla vaniglia fatta a mano, la proveremo presto, ma cioè non potete immaginare l'odore che ci sia qua dentro.
Ma dai, poi non avevo visto perché l'ho aperta, poi quando ho visto la confezione ho detto no, non posso distruggere la confezione prima di aver fatto il video di YouTube perché voglio fare vedere alle ragazze la cura dell'imballo. I miracoli sono sogni che diventano luce. Bellissima, questa qui da tenere dopo è veramente bellissima. Grazie, mi rimarrà il ricordo di Rossella per sempre. Che buon odore, quell'odore è veramente buonissimo. La riponiamo qui al suo posto perché poi voglierei farvela vedere anche su Instagram. E poi anche una cosa bellissima, perché qui è vero che rimane il bicchierino e la crema mani mi potrebbe rimanere anche questo che io userò per metterci dentro magari altre creme mani o altre cose. Però la cosa bellissima che c'è all'interno è anche questo angelo. Non so se a Rossella quando l'ha comprato ha potuto vedere bene che cosa c'era all'interno, quindi te lo faccio vedere io. C'è questo angelo bellissimo che io andrò ad attaccare all'albero di Natale per questi giorni. Poi appena finito il Natale ho intenzione di metterlo nella cameretta di Angelica. È proprio bello, quindi ti ringrazio Rossella, anche se noi poi ci siamo già sentite in privato, e di questo bellissimo regalo. Niente ragazze, già 16-15 minuti di video, io vi ho già fatto vedere tutto. E niente, questi sono stati i miei regali, diciamo, compleanno barra Natale. Poi vi aggiornerò nei video determinati di come mi sono trovata con queste cose. Vi farò vedere nei prossimi video, magari anche che cosa ho trovato nell'altro regalo che mi deve arrivare. Quella che l'amica vi dicevo mi chiamava. Mi ha chiamato per dirmi che doveva venire a darmi questo regalo. Scusate se sposto un attimo l'inquadratura, sono nella camera di Angelica, ma mi è venuto in mente adesso, scusate se vedete anche i suoi giochini, che una ragazza, se volevo mandare un bacio a Daniela, che so che mi segue sempre, un bacio, perché le avevo promesso che avrei fatto vedere in un video quello che abbiamo fatto con io e Angelica con la scatola di Eterea, a cui naturalmente ho tolto il coperchio ed è diventato il lettino di Doraemon. Vedete, abbiamo usato questa creazione che abbiamo fatto insieme io e Angelica. Allora, abbiamo usato la scatola di Eterea qui con i pennarelli glitter, quelli con la colla glitter. Abbiamo poi colato un po'. Abbiamo scritto dolci sogni di qua. Qui abbiamo scritto Dudù perché questo doveva diventare il lettino di Dudù. Poi dopo, dato che Dudù non poteva dormire nel suo letto perché deve dormire assolutamente abbracciato ad Angelica, questo è diventato il lettino di Doraemon. Comunque, vabbè, c'è scritto Dudù, ma va bene lo stesso. Qui c'è un altro cuore, qua si vede che l'abbiamo fatto insieme, infatti è colato tutto. Qua abbiamo scritto baci e qui ho voluto mettere la stella, vedete, è tutta luccicante dal vivo, è molto più bella, la stella con la luna. E all'interno c'è questo lettino in cui c'è il cuscino qua che è fatto con un tovagliolo della mia tovaglia, di una mia tovaglia, un tovagliolo bianco. E poi c'è il pupazzino Doraemon, e poi con il nostro finaccio in microfibra che non asciuga neanche a morire, l'abbiamo riciclato per fargli la sua copertina. E quindi questa è diventato il lettino, insomma, di Doraemon che lei tiene qui sopra insieme nella sua cameretta, senza qui che abbiamo l'angolino principesse. Vi farei vedere anche l'angelino Frozen, prima o poi vi farò vedere come abbiamo allestito e finito di sistemare la camera. Qui è morta Elsa, aspettate che è caduta Elsa con il movimento. Ecco. E niente, avevo promesso a Daniela che gliel'avrei fatto vedere in un video, quindi so che non ve ne frega niente, ma è l'unico modo che abbiamo per comunicare così. Va bene ragazze, io vi mando un bacio e direi che ci sentiamo presto. Vi do le solite raccomandazioni che sono quelle di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i futuri video. Commentatemi che mi fa sempre tanto piacere. Se vi va, condividete il video sui vostri social così mi aiutate a crescere. Scusate l'assenza di questo periodo, le riprese un po' accampate come vi dicevo stasera. Ritaglio momenti qua e là proprio per non lasciare il canale vuoto. E niente, vi mando un bacio. Se c'è qualche altro video che vi va di vedere, fatemelo sapere. Arriverò presto con tante novità.